Oggi siamo a Porto Cesareo, o meglio, Porto Cesareo ce lo siamo lasciati alle spalle. Siamo a bordo di questa imbarcazione piccola ma molto caratteristica. Si chiama lo Sparviere ed è l'unica imbarcazione di Porto Cesareo che pratica questo nuovo modo di fare turismo, il pescaturismo, l'ittiturismo. Un modo per fare economia, sviluppo con un'attività tradizionale come la pesca, ma anche forse il modo più bello in assoluto per vivere il mare. Gianni è il capitano di questa imbarcazione. Pescatore da generazioni, è il primo e l'unico a Porto Cesareo ad aver avuto questa idea del pescaturismo. La gestisce con tutta la famiglia. La moglie Barbara fa da padrona di casa, il figlio Tommaso da una mano. La piccola Maria gira libera per la barca. Forse fortunatamente riesco anche ad andare avanti proprio per questo motivo. E a gestione familiare. Mia moglie è imbarcata, quindi mi segue sempre, quindi esce tutti i giorni con me. I miei figli si divertono finché ci sono, a volte restano a terra, però insomma si divertono, ci aiutano anche loro, stanno a bordo con noi. Il pescaturismo nasce per diminuire lo sforzo di pesca. Lo Stato dà questa possibilità. Si può adeguare il turista a una battuta di pesca professionale e quindi il pescatore riesce ad avere un'altra entrata e quindi può diminuire lo sforzo di pesca. Ci sono regole rigide, perché qui in riva allo Ionio c'è un'area marina protetta da rispettare. Sapete che l'area marina protetta è una delle più grandi d'Italia, no? Quindi sono più di 32 km di costa, per una profondità di oltre 6 miglia dalla terraferma, quindi è molto grande ed è suddivisa in diverse zone. Siamo nella zona C dell'area marina protetta, come spiegavo prima a qualcuno di voi. Zona C, che vuol dire zona in cui si può fare la pesca sia sportiva che professionale. Gli ospiti della giornata vengono da Verona, Varese, Milano, Ascoli. Per loro questa è un'esperienza eccezionale. Ma io è la prima volta che penso che sto pulendo gamberi, giusto? E questi sono i gamberi che serviranno per fare da esca, no? Esatto, è l'esca. Perché oggi siete pescatrici, giusto? Ci proviamo, io proprio pescatrice no, pulisco è meglio. Raggiunta l'area di pesca si cala un'ancora galleggiante, ecocompatibile perché non tocca il fondale. Si preparano esche e canne e si dà inizio alla battuta di pesca. E no, se magna! Beh, ma cosa abbiamo preso finora? Qualche brutta figuraccia, purtroppo. D'altronde questa. Lui non ha ancora preso niente. Insomma, cercheremo di cuocere anche quella. Speriamo. Per divertente, la pesca è divertente. E in più, alla fine, il risultato non è affatto male. Tanto pesce azzurro, di quello ottimo per una perfetta frittura di paranza. Quindi questo è il risultato della battuta di pesca. Come siamo andati, capitano? Bah, discreto, va. Diciamo che si sono divertiti e quindi è uscita un'ottima frittura. Quello è l'importante. Sì. Frittura di, abbiamo detto, vope? Vope, gran parte, qualche sarago fasciato, un po' di fanni, c'è un po' di tutto. Ma la parte migliore viene ora. Lo Sparviere raggiunge un luogo incantato sempre nel territorio di Porto Cesareo. Si chiama Torre Castiglione ed è una delle tante torri di avvistamento che nel 500 furono erette sulla costa salentina. Con questo panorama, tuffo e bagno sono d'obbligo. Tramonto più spettacolare dello Ionio digrada verso ovest.
giornata finisce nel modo migliore. Il pesce, appena pescato, finisce infarinato e fritto e mangiato a bordo della barca. Alle spalle, Porto Cesareo luccica, incantevole. La giornata volge al termine, ma state sicuri, questi turisti non la dimenticheranno tanto presto. E noi nemmeno.